Vabbè, ringraziamo innanzitutto la libreria Mangiaparole che ci sta ospitando, che è la cosa più importante. Anche, e speriamo che a chi non l'aveva mai vista prima piaccia quanto è piaciuto a me, perché è veramente carina. Ringraziamo poi Stefano, prima di tutto, che ha non solo scritto il libro, ma che ha anche organizzato questo incontro, importantissimo, visto che insomma gli sono mancati altri tipi di supporti. E Succede. perciò, insomma, ha imparato egregiamente l'arte di arrangiarsi. E poi lo ringrazio anch'io per avermi, diciamo, invitato, investita di questo ruolo, che quando ho letto critico letterario sul tuo evento Facebook, ti ho subito chiamato per dire cancella immediatamente quella cosa. Ecco, perché assolutamente tutt'altro posso essere fuorché una critica letteraria. Sì, è vero che mi occupo di libri, lavoro con i libri, scrivo di libri, però insomma, il critico letterario è una cosa seria. Diciamo che io sono una lettrice abbastanza forte che cerca di leggere con un minimo di spirito critico. Vabbè, io e Stefano siamo colleghi a Wake Up News, una C'è un conflitto di testata. interessi stasera, una cosa terribile. Cominciamo subito, cioè nel senso, ogni riferimento a giornali, gruppi musicali, libri realmente È esistenti casuale, no, è casuale. è voluto. Quindi, appunto, per questa testata online che molti di voi già conoscono e altri magari potrebbero conoscere meglio dopo questa sera, però qui dove non abbiamo ancora recensito questo libro. Proprio di conflitto di interessi. Questo libro di Stefano Gallone, Post Noir, tra stile e necessità. Vabbè, tanti di voi riconosceranno già il richiamo dell'immagine in copertina. Per chi non lo riconosce, poi magari leggendo il libro si chiarisce che cos'è e perché è stato scelto. Io volevo spendere soltanto due parole brevi di introduzione, commentando questa cosa del post noir, no? Perché c'è un po', non è una cosa recente, c'è veramente da tantissimo tempo, la tendenza, l'uso di etichettare movimenti, correnti artistiche, idee, filoni di pensiero, eccetera, eccetera, scegliendo un termine che già è un'etichetta, in questo caso noir, e mettendoci davanti un post. Io ne ho scelti due o tre che mi sono venuti in mente così, proprio in maniera immediata. Ho pensato a post-impressionismo, poi il mai troppo abusato post-moderno. Poi il post-rock, che è citato anche nel libro, e poi ho pensato a uno molto nazional popolare, nel senso che magari è noto anche a chi non bazzica in ambienti artistici, che è l'idea del post-atomico, no? Un Quindi, apocalittico è venuto di moda. adesso pure post-apocalittico, addirittura, cioè non basta la bomba atomica, è proprio la No, fine del mondo. c'è una speranza. Esatto, quindi stavo dicendo, quindi c'è l'idea di un superamento, un post, quindi qualcosa che viene dopo, però anche la volontà di richiamare ciò che c'è stato prima. Quindi nello stesso tempo un andare oltre, un distaccarsi, altrimenti non sarebbe un post, si chiamerebbe noir, però contemporaneamente dire vengo dopo di questo, però di questo concetto che c'è prima ho preso molto. Ho preso molto e proprio poi appunto sono riuscita ad andare oltre. E quindi se noi prendiamo la parola noir e pensiamo a quello che è un noir, che poi è già una trasformazione del concetto di giallo, cioè una volta c'era solo il giallo, nessuno di noi, almeno io non avevo mai sentito parlare di noir prima di 7-8 anni fa, 10 anni fa è diventato esploso. A livello letterario Ecco, probabilmente sì, ma esiste da 60-70 anni probabilmente. prima, cioè non c'era in libreria lo scaffale noir. Uno È andava vero, e è vero. chiedeva: ah, cosa stai leggendo? No, sto leggendo un libro giallo. Adesso se leggi un libro giallo sei uno sfigato, se leggi un noir sei un È vero. cioè. Quindi tutti fenomeni e cose di moda. Perciò volevo che Stefano così ci dicesse un po' innanzitutto perché l'interesse per questo post noir. E poi un po' quali sono le caratteristiche che tu hai evidenziato per definire, non l'hai fatto tu, cioè chi l'ha fatto prima di te, però tu, diciamo, basandoti su una definizione data, dicendo si può mettere nella casella post noir una cosa che è così, così, così e cos'ha, cioè tu hai individuato
una serie di opere d'arte in cui emerge questo linguaggio comune. Però appunto mi interessava più che altro, come mia prima domanda e curiosità, così abbiamo anche noi modo di conoscerti meglio, perché l'interesse per il post-noir? Proprio per questa dicitura, probabilmente, nel senso che ho sempre sentito parlare solo ed esclusivamente di noir. Venendo a contatto con la letteratura italiana, uno scrittore italiano che si chiama Raul Montanari, che è il padre della dicitura post-noir, leggendo alcuni suoi libri, uno in particolare che è quello di cui ho parlato in questo libro qui, ho capito in qualche modo che è possibile fare qualcosa di diverso, sostanzialmente, pur prendendo molto da qualcosa di già esistente. In effetti è proprio il concetto di post, in definitiva, che già definisce esso stesso quello che è il termine successivo, quindi dopo qualcosa. E ormai è post tutto, fondamentalmente è post tutto. Ma perché mettere in relazione qualcosa di già esistente con l'intenzione di dare qualcosa di nuovo e potenzialmente innovativo, e perché no, magari anche seminale? Perché fondamentalmente, visto che è già stato detto tutto, forse non è stato detto abbastanza da un certo punto di vista. Se uno dà origine ad un'opera d'arte, fondamentalmente, lo fa per dei motivi ben precisi, o perché magari gli è stata commissionata, perché no, e quindi deve per forza di cose farlo, questa è una cosa che esiste fin dall'alba dell'uomo, probabilmente, o perché evidentemente vuole fare quella particolare cosa, vuole dare origine a quella particolare opera d'arte, che sia esso un libro, un disco, un film, un quadro, una scultura o qualunque altra cosa sia, perché evidentemente ha da dire qualcosa. Io vi faccio un semplice esempio stupido, che può capitare a chiunque. Ieri sera, ero a cinema a guardare l'ultimo film di Tornatore, per esempio, no? L'esempio era quello. E eravamo quattro gatti in sala, io ero tranquillo, ho aspettato apposta che passasse un po' di tempo, così per avere meno gente in sala, perché mi piace lasciarmi assorbire dalle storie che mi vengono narrate, siano esse un film, un libro o quant'altro. Pochi posti a fianco a me c'erano due persone che non hanno fatto altro che parlare di cavolacci loro dall'inizio alla fine del film, incuranti dei richiami del sottoscritto. Allora, la cosa mi fa un po' pensare, perché mi capita spesso, adesso, prima non capitava quasi mai, ho sempre visto persone abbastanza attente a quello che guardavano sullo schermo, perché magari si lasciavano assorbire anche loro da quello che vedevano, una cosa che volevo fare anche in quel momento e che vorrebbe fare, penso, chiunque non abbia desiderio di parlare come se fosse davanti a una televisione in cucina a mangiare un piatto di pasta. E in quel momento ho pensato, cavolo, però c'è proprio una concezione umana della ricezione artistica, e stavamo fronte a qualcosa che richiedeva di essere percepito, ben più che osservato, fondamentalmente. E ci sono persone che hanno evidentemente poca esigenza da questo punto di vista. Ho pensato subito al fatto che oggi avrei dovuto presentarvi questo libro, perché parla proprio di questo. Parla dell'esigenza di mettersi di fronte a un'opera d'arte, sia esso un libro, un disco, un film, qualunque altra cosa, in maniera diversa da quella comunemente conosciuta. Insomma, bello, è questo libro che la trama è carina, poi alla fine l'assassino è questo, ok, bello, chiudo lì e lo metto sul caffale. No, c'è qualcosa di differente. Quindi il mio interesse per il post-noir è proprio incentrato su questo punto di vista particolare. Non è un genere, ma è uno stile, fondamentalmente, che permette sia a chi scrive o compone comunque l'opera d'arte, sia soprattutto a chi poi la riceve, di condividere tra di loro qualcosa. Credo sia un punto fondamentale che cercano un po' di fare tutti gli scrittori, un po' più dediti alla loro causa, un po' tutti i registi particolarmente dediti alla loro causa. E ho avuto modo di notare anche diversi musicisti legati in un contesto molto commerciale, anche sostanzialmente, che però ha concesso a loro di tentare di operare questa operazione di condivisione di intenti attraverso un'opera d'arte più o meno commerciale o commerciabile. E ci sono diversi punti in comune tra le varie opere che ho analizzato, quindi un film di David Lynch,
due dischi, uno dei quali è Mezzanine dei Massive Attack, questo è un rifacimento, un quadro di Edward Hopper, quindi addirittura precedente alla definizione stessa di post-noir naturalmente, ma forse anche di noir, probabilmente, è un libro che è quello di Al Montanari, che è scritto in maniera tale da poter mettere in condizioni chi legge di entrare nella pagina attraverso una scrittura molto semplice, però di tirar fuori dal libro quello che il libro vuole comunicare, condividere qualcosa. È una ricezione artistica che oggi io non vedo in larga parte come dovrebbe essere, almeno nella modalità che dovrebbe, di cui dovrebbe usufruire sostanzialmente. Sì, cioè quello che ci dice Stefano e ci chiarisce in questo, anche in questo libro, è appunto che uno dei tratti appunto distintivi di questo post-noir è appunto questa introspezione, esatto, giusto? Sì. Quindi che sia un musicista come il paroliere e anche compositore di Massive Attack, che fosse un regista come David Lynch o che sia un pittore come Edward Hopper, cioè analizzare e scendere, oppure Raul Montanari con le parole, entrare nel profondo dell'animo umano. Esatto. Cioè, veramente andare a scavare là dove. Però, dicevo, volevo leggervi soltanto cosa scrive Raul Montanari a proposito del post-noir, e in un certo senso ci dice che cosa si riprende del noir, quindi che cosa possiamo trovare. Secondo me in questo momento ci sono scrittori che, partiti dal noir, stanno esplorando un'altra area narrativa, dando uno spazio molto più ampio ai personaggi e alla loro introspezione. Sono libri in cui i procedimenti narrativi e l'atmosfera del noir sono applicati a storie che non hanno al centro delitti, indagini, detective e criminali. È questa la matrice del post-noir, un esistenzialismo senza tanti cadaveri, il fascino di un mistero, che però è il mistero poi umano, che progressivamente si svela e dove conta più il viaggio che l'approdo. Oltre a uno stile, una personalità assolutamente letteraria. La decifrazione di un malessere. Mi scuso perché in realtà ho fuso due citazioni. La seconda parte è di Grazia Vernieri, sì, che... Ferasani. Ah, scusami, sì. Sì, non sono mai uscita in quella. Questo era un dialogo che ho trovato, mi sembra, se non ricordo male, proprio sul sito di Raul Montanari. Poi comunque avevano pubblicato, preso da lui, forse su qualche altro blog, credo, dove si cercava di mettere a fuoco più o meno il concetto di post-noir. Voi siete di fronte, forse l'unica pubblicazione ufficiale che parla esclusivamente di post-noir, forse, credo, non so, a parte alcuni blog ne hanno parlato, di Fiction probabilmente ne ha parlato, sì, vabbè, quello che l'ha lanciato, perché c'era proprio lui a scrivere su quelle pagine, se non vado errato. Quindi diciamo che parlavano proprio di questo, cercavano di capire, forse anche Montanari stesso cercava di capire quello che stava facendo nei suoi libri probabilmente. Quindi diciamo che il torbido del noir, che appunto di solito è dato da queste atmosfere dove poi si consumano i più turpi delitti, nel post-noir diventa il torbido dell'anima di ognuno di sé. Spariscono i delitti fondamentalmente, se non riferiti in senso metaforico. Lui stesso per esempio fa riferimento a post-rock, come un genere che prende solo alcuni elementi appunto dal rock precedente, tipo la struttura in certi casi, quindi strofa, ritornello, bridge, quanto altro, assolo, improvvisazione, eccetera, per operare magari una miscela con altri generi che permettano magari anche una dilatazione, anche tramite improvvisazione oppure tramite incursioni di musica elettronica o quello che è, prendete Radiohead, Kidei, Amnesia, che sono dischi che fanno questo, ma votate ad un unico scopo, cioè quello di permettere al musicista che lo sta suonando innanzitutto di stare in pace con se stesso, nel senso di scegliere di suonare qualcosa che gli permetta di condividere quello che lui in quel momento sta provando e vorrebbe che in quel momento, o successivamente alla registrazione, provasse anche chi sta lì ad ascoltare. Introspezione, esistenzialismo, sono parole chiave, assieme a condivisione, comunicazione probabilmente, in maniera introspettiva, in sostanza. Sono principalmente l'elemento base che sostiene
l'intenzione di comunicare l'essere umano all'essere umano. Non ci sono cadaveri. Si prende il giallo, sì, ma si prende la parte psicologica di quello che potrebbe essere definito giallo, che i francesi denominarono noir non a caso, perché presero dei gangster movie dell'epoca, anni 50 fondamentalmente, prima ancora, 90-50, dissero però questo ha qualcosa di diverso da quello che abbiamo visto l'altra settimana, perché magari c'era un'incursione di espressionismo tedesco dentro, cui l'inquadratura era effettuata in un certo modo, la scenografia era messa, era predisposta per significare qualcosa che in quel momento il personaggio provava, visto che in quello c'era un qualcosa di buco, un qualcosa di oscuro, di profondamente e intenzionalmente esistenzialista, e quindi l'hanno denominato noir. Il post-noir fa ancora di più, prende il lato più oscuro di quello che già potrebbe essere definito oscuro e lo estremizza in maniera estremamente personale. Quindi non, a volte non ci sono neanche cadaveri. Nel libro di Montanari, che cosa hai fatto, io credo sia l'apice del post-noir, la vittima e l'uccisore sono la stessa persona, sono lui che parla. Se vogliamo, la vittima è nient'altro che se stesso. C'era un film bellissimo che non è un post-noir, non c'entra tanto col post-noir, però per far capire il concetto, del 2002 credo, non so, adesso non mi ricordo bene, di Gus Van Sant, si chiama Jerry, che per 100 minuti parla di due persone che servono nel deserto, e solo dopo che una ammazza l'altra per una futilità, in quei pochi minuti di parole che si scambiano, ritrova la strada dal lato successivo. Nessuno l'ha capito. Per lei è una grandissima introspezione, nel senso, io ho ucciso una parte di me stesso, ho esorcizzato qualcosa che mi faceva male dentro e ho ritrovato la strada. Vabbè, tu quindi, nel capire cose che nessuno ha mai capito, sei maestro, se non altro per il coraggio che ha avuto, secondo me, nel primo capitolo di tentare un'interpretazione di Inland Empire di David Lynch. Perché io, devo essere sincera, pur avendo una discreta passione cinefila, una un po' meno, una sufficiente, diciamo, capacità, e amando quindi David Lynch, sinceramente Inland Empire proprio è uno dei film suoi che ho trovato più ostici e davvero incomprensibili. Quindi la chiave poi di lettura che dà Stefano non solo è coraggiosa perché ha cercato di darla, ma vi dirò è anche abbastanza convincente. Sì, bene, c'è la cosiddetta falla, sì, no, che uno poi giustifica, senso, proprio torna conto quello che nel senso che alla fine dici, sì, ci sta. Sì, ci sta. Così come la lettura di Hopper, sicuramente. Lì se finisce in mano a qualche critico, qualche penso che ovviamente la bibliografia su Hopper è già infinita e sterminata, nonostante sia un autore riscoperto da pochissimo. Sì. Rispetto a quella su Raul Montanari. Poi ovviamente ognuno sentirà più vicino un ambito piuttosto che un altro, nel senso che davvero lui cinema, poi passa la musica, poi passa la letteratura e chiude con l'ambito pittorico. Sì. Quindi sono veramente quattro linguaggi che poi sono anche molto diversi tra loro. Quindi già non è facile trovare degli elementi comuni, anche se dicono ma il cinema è come la fotografia e quindi la fotografia a sua volta era come la pittura, calma. Gli elementi comuni ce li hanno, però sono proprio relativi a quello che abbiamo detto fino adesso. Ci sono tutte forme d'arte che, se intese da quel particolare punto di vista, permettono di raggiungere lo stesso scopo. Quindi io, proprio per la abilità tua poi nell'esserti districato in tutti questi, perché sai, puoi trovare, volevo chiederti com'è che ci sei così dentro, cioè nel senso che tipo di peso hanno questi diversi linguaggi artistici, hanno avuto nella tua formazione, hanno adesso nella tua vita presente, hai una formazione comunque basata proprio su questo di cui ho parlato, ho fatto l'esempio del cinema di ieri sera. Sono cose molto semplici che però nell'epoca attuale io vedo sempre scemare. La mia formazione si basa su questo, insomma, non ho fatto studi classici, questo è poco ma sicuro. E sto per laurearmi in arte e scienze dello spettacolo, quindi se vogliamo da questo punto di vista ho cominciato di pochi anni fa a capirne un po' più a fondo, in maniera più analitica di queste cose qui. Anche se comunque è una passione che avevo già prima, ma come e perché?
perché cercavo qualcosa nelle cose, nelle opere d'arte alle quali mi approcciavo. Cercavo qualcosa in un film, qualcosa in cui mi potessi rispecchiare, qualcosa che parlava anche di me. E purtroppo è quella la cosa che manca fondamentalmente. Da giornalista, non ancora professionista, ho cercato di trovare queste cose in tante altre cose. Ho passato gli anni della mia vita a cercare di trovare nessi comuni, ma li ho trovati in queste opere d'arte qui che ho citato nel mio libro analizzandole. Ma analizzandole come? Da un punto di vista innanzitutto emotivo e poi magari anche un po' tecnico. È scritto anche in maniera un pochettino difficile, me ne rendo conto, però solo per giustificare la necessità di rendere semplice quello che semplice non è. Quindi magari anche parlando difficilmente, però poi alla fine dicendo delle conclusioni fondamentalmente. E oltre il livello giornalistico, poi ho dato vita anche personalmente a cose che rispecchiassero questa particolare metodica di intendere il concetto artistico un po' in senso generale. E lei conosce benissimo il mio socio, abbiamo fatto un gruppo di musica elettronica ambient, che è quello che state sentendo adesso in sottofondo, che è un genere che guarda caso permette comunque di stare lì a esprimere te stesso attraverso le note che stai suonando. E il nostro progetto, il mio e quello di Alessandro Sgarito e Gate Rollings, cerca di portare avanti proprio questo, portare avanti l'emotività di ciò che si vuole fare in quel particolare momento. Quindi col pentagramma si può fare anche così e buttarlo via. E certo, non con le pagine di un libro, se no non fai leggere la roba che scrivi. Ma prendete per esempio il caso anche di David Lynch, con il Land Empire, è uno dei primissimi esempi a tutto tondo di cinema girato unicamente in digitale. Quel film lì dura 3 ore, è tostissimo. È difficilissimo da interpretare benissimo. Però ci sarà un motivo se la sceneggiatura di cui si disponeva era solo quella relativa alla prima ora o nemmeno di film, mentre le altre due derivavano da una serie di improvvisazioni scritte il giorno prima e girate il giorno dopo. Ci sarà pure un maledetto motivo. Il motivo c'è, il motivo è che Lynch è uno dei registi più esistenzialisti, magari dirò una bestemmia adesso, ma per me è uno dei registi più esistenzialisti che siano mai esistiti nella storia del cinema. E anche attraverso un linguaggio così criptico è possibile, se sei un certo tipo di spettatore, non per forza analitico, tecnico, ma se stai lì e vuoi guardare il film perché vuoi lasciarti assorbire da quello che vedi e vuoi cercare in quel film qualcosa che magari ti rispecchi, tu riesci a decifrare anche le cose più indecifrabili. E in quel film, malgrado nessuno sia stato capace di trovarlo, o pochi, non sono sicuramente l'unico ad aver trovato quel filo conduttore, il filo conduttore c'è e parla di un trauma esorcizzato attraverso le immagini, che non sono nient'altro che l'espressione visiva di quello che è invisibile, di quello che non si può vedere. Alla fine il vero protagonista è una persona seduta su un letto in lacrime. Mentre tu vedi 50.000 cose, vedi rabbits, vedi gente che si ammazza, prostitute, strade affollate, casini vari, omicidi che ci sono, non fa niente parte della realtà circostante, fa tutto parte di un altro tipo di realtà, che non per questo non è materiale, non è realistica appunto, non per questo non esiste, anzi, determina tutto il resto, determina proprio le persone, determina che persona sei. Ed è, credo sia il compito fondamentale di questo stile, perché non è un genere, è un modo per dire determinate cose. Bene, non so se qualcuno intanto sentendo queste nostre... Ci ha capito qualcosa. Perché certo che... Mi rendo conto. Avendo letto il libro o quando lo leggerete, poi tante cose risulteranno... Ecco, vi si squarcerà il velo di Maya davanti agli occhi potrete capire. Però se vi è venuta qualche curiosità, oddio, magari poi qualcuno di voi l'ha già letto. Sono presente in sala un paio di persone che forse l'hanno letto. Però. Quindi, oppure se vi è venuta semplicemente qualche curiosità o volete saperne di più, insomma, le domande sono aperte, altrimenti no, poi dopo aver letto il libro te ne vanno tante domande, sicuro. Infatti te l'ho fatta subito all'inizio perché in senso generale. Quindi se non abbiate timori. Prego.
Allora, visto che comunque hai parlato ovviamente di quello che è il ruolo poi dello spettatore, del fruitore, quindi lettore, spettatore o ascoltatore, insomma, dipende poi dal mezzo, se è un film, un libro o un disco musicale, che tipo di sensibilità quindi dovrebbe avere lo spettatore, lettore o ascoltatore? E che consigli daresti tu? Che consigli daresti tu a, insomma, alle due persone che ieri sera non ti hanno permesso di guardare quel film per poter comprendere, al di là poi del film, che non credo insomma rientri poi in quello stile, ma comunque in generale per approcciarsi in questo stile così introspettivo? Dipende da che persona sei. Dipende da che persona sei. Se sei una persona che sente di avere delle mancanze personali o di aver vissuto particolari situazioni sfavorevoli da una parte, magari anche troppo, però utili a fare come protagonisti di Jerry, a cercare di nuovo la strada, sono cose che dovrebbero venire automatiche quasi, probabilmente. Poi è chiaro, devi trovarti comunque casualmente di fronte all'opera d'arte che te le suscita queste sensazioni, però dipende molto da che persona sei. Però quelle persone ora affianco... è un po' più difficile, visto sì, insomma il momento storico che viviamo, dove ecco, tutto è così veloce, così immediato, dove non c'è tempo effettivamente di fermarsi a riflettere, ecco. È proprio quella la sfida, è proprio quello uno dei motivi principali per cui ho scritto pure questo libro. Ho trovato inizialmente in Raul Montanari e poi nelle altre opere qualcosa che poteva cercare un attimo di riportare la situazione così complessa e ultra dinamica attuale ad uno stato non primordiale, ma necessariamente da recuperare per andare avanti. Fondamentalmente con questi comportamenti cinici, politici, sociali, economici o interpersonali, proprio di rapporti interpersonali, io non vedo molte possibilità se non si torna un attimo a riflettere su se stessi. O almeno a renderti comunque un po' più introspettivo, cercare di fermarti un attimo, dire aspetta un momento, ma dove sto andando? Che sto facendo? Come lo sto facendo? Non dico chi sono e dove vengo, perché va benissimo che massimi sistemi, meglio di no. Non è che si parla di massimi sistemi, si parla di cose estremamente semplici. Nella complessità credo sia fondamentale, bisogna fermarsi un attimo e cercare di mettere ordine nelle cose che si hanno a disposizione, sia dentro che fuori, soprattutto dentro, ma poi dipende anche dall'esterno, sia per quello che puoi dare tu, sia per quello che puoi ricevere. Perciò io in quella sala ero semplicemente una persona che voleva dare e ricevere qualcosa dallo schermo, lascia stare che tipo che genere di film era. Evidentemente le persone che stavano a fianco a me volevano solo passare una serata normale, che è lecito, per carità. Però insomma, comportarsi come se non esistessero gli altri esseri umani attorno mi dà un po' da pensare, insomma. Semplicemente questo. È una questione estremamente personale. Se dipende da che tipo di persona sei. Se sei una persona particolarmente sensibile, non per forza ipersensibile, ma un po' predisposta più degli altri o di qualcun altro alla ricezione di determinati concetti, arrivano da soli, arrivano automaticamente, senza che un film debba spiegartelo attraverso un dialogo particolarmente esplicito, eccetera. Il film più sperimentale di David Lynch può comunicare molto di più a te rispetto, che ne so, a un film di 6 ore fatto di solo dialoghi, dove si spiega tutto, anche rispetto a un film di Haneke, dove comunque si fa per esempio riferimento a concetti filosofici particolarmente elevati, però le cose vengono spiegate un po', o per immagini o per parole. In un film così sperimentale di Lynch sei tu che puoi, non devi, puoi ricevere quello che ti viene detto, dipende da che persona sei, sta tutto lì. Per molti ma non per tutti. Io vorrei fosse per tutti, è chiaro che comunque l'ha detta per esempio il regista Paolo Franchi in conferenza stampa al Festival del Film di Roma, dove gli hanno ucciso qualunque cosa, i film, l'attrice, eccetera. Ha detto che l'arte non è per tutti, non è che voleva essere stronzo, lo è volendo, voleva
riferissi a questo, nel senso dipende da che persona sei, una cosa può dire tantissimo a te come non può dire niente a 100 persone. Focalizzare attenzione su quella persona rispetto alle altre 100 può portare da qualche parte. Sì, anche perché poi appunto in questo stile, diciamo, si pone sempre l'accento su cose che in realtà, ricollegandoci a quello che diceva Valentina, cioè nella società nostra dove bisogna essere belli, brillanti, competitivi, avere mille capacità, essere istrionici, veloci, sempre pronti a fare tutto e tutto, si pone invece l'accento su come si dice, situazioni, appunto, tu mi hai messo anche l'accento su alcune parole chiave, tipo il trauma, cioè, perché se ve le dico uno poi va fuori e si spara, perché sono il trauma, l'assenza, che non sai di che cosa, però già soltanto la paura, la parola ti fa paura. Cioè, ma alzi la mano chi non le prova queste sensazioni. Sì, allora, il senso di oscurità, quindi torbido, di solitudine, di abbandono, di appunto paura di non riuscire a raggiungere l'amore, non inteso come amore e affettività tra un uomo e una donna, non solo quello, proprio un sentimento globale. Quindi, insomma, è chiaro che si parla anche di cose che di solito tendiamo a rimuovere, ma che anche il mondo in cui viviamo, proprio perché ci vuole competitivi e sempre a mille, quasi ci spinge a eliminare. Appunto per questo dicevo, bisogna fermarsi un attimo a riflettere su determinate cose, che non vuol dire non essere produttivi, non avere rapporti interpersonali particolarmente sviluppati, semplicemente quando si torna a casa invece di... Lo so che si torna stanchissimi, ma proprio per non tornare stanchissimi a casa magari riflettere un po' di più su cose che riguardano poi noi stessi potrebbe giocare in positivo, adesso si parla in positivo, adesso si parla di assenza, di trauma, di dolore particolarmente non condiviso, di non sono incompreso, eccetera. Invece c'è sempre qualcuno che la pensa come te. Il difficile in una società così dinamica, ancora più di una società molto più nota che volevano i nostri nonni di inizio Novecento, tende a distaccarti. Sì, che poi in realtà lascia c'è un messaggio, in realtà una luce al fondo del tunnel, perché ti dice il raccontarlo per immagini, con le parole, con le note, è un modo poi per vincerle, per esorcizzarle. Esatto. Cioè, quindi questo libro... è in realtà estremamente altro che noir. Altro che... ma serve a quello, serve a ritrovare la luce. Se voi leggete, ve lo consiglio tantissimo, il libro di Raul Montanari, Che cosa hai fatto? Un libro terribile, nel senso che è scritto con tanta chiarezza che tu sei portato a chiuderlo perché ti fa paura, nel senso è la storia di un uomo che ha deciso di farla finita. Però nei 10 giorni prima, credo, di quando vuole spararsi, imbiccarsi, non è precisato, vuole dare sfogo a tutte le sue pulsioni represse in una vita intera, in quel caso sessuale. E facendo questo, che è una cosa comunque abbastanza terribile, approda alla fine di un tunnel, nel senso lui le vive tutte, però alla fine riesce a trovare in quel buio più pesto e profondo l'unico spiraglio di luce tramite qualcuno che gli è stato vicino nel buio e che lo aiutava a camminare nel buio. Credo che questo voglia dire tanto. Ma anche a livello meno positivo, il film di David Lynch finisce con una specie di falso lieto fine, fondamentalmente. C'è questa ragazza che rincontra il marito, il figlio, e tutti felici e contenti. Il marito è morto e il figlio non è mai nato. Quindi uscire dal tunnel vuol dire anche fare un po' pace con te stesso, cioè accettare qualcosa, esorcizzarlo, magari anche in negativo, facendo finta che sia successo quello che volevi tu succedesse. C'è sempre comunque una scappatoia, se vogliamo può essere anche una scappatoia, ma c'è sempre comunque un'uscita dal tunnel, in qualunque modo, uno può uscire più o meno ferito, voglio dire. Però c'è anche moltissimo di positivo, il libro di Raul lo dimostra tantissimo, il disco dei Blue Nile di cui parlo appunto anche lo dimostra, camminando e serpeggiando di qua e di là, sempre luce, buio, luce, buio, alla fine c'è sempre un amo al quale puoi aggrapparti. Coglierlo, capire qual è, dipende da che persona sei e se hai bisogno di sentirti confortato da una lettura, da un ascolto, da una visione di quel tipo lì, altrimenti va
passeggiata e basta.